Ciao amici di Italia Top Games, riprendiamo il nostro tentativo di arrivare in divisione 1 contro un giocatore che fa un po' paura il nome, ma vabbè. Ieri siamo andati avanti, ma è ancora lunga la strada per arrivare in divisione 1, 123 punti. Purtroppo Bastoni è down, quindi mettiamo Rice. Mettiamo João Félix, che mi sta rendendo molto bene. Hernandez lo tengo. Partiamo così, partiamo con questo duo che ci piace parecchio. L'avversario 4-2-1-3, 3.556. Cruyff, Cantona, Messi, Gullit, Xavi, Vieira, Maldini, Baresi, Maicon, Davis e Cech. Va bene, vediamo che succede. Servono ancora tanti punti, 123. Vediamo se ce la facciamo prima della fine di fase, manca poco. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo, signori, stasera? Signori, ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo la leggera bellezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Cori, no, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartito è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Italia e Napoli. Pallone interessante in verticale. Cross di Maradona. Passa il pallone, però male. Errore qui, pallone sprecato. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Retropassaggio corto. Non c'era spazio. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Ci prova con un pallone fuori gioco. Meno male. Interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Sto giocando con troppa leggerezza, più concentrazione, ragazzi. Prova a darla profonda nello spazio. Prova a prolungare. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. No. Cruyff. La gioca a sinistra. Ottima circolazione del pallone. La gioca sulla destra. Cantona ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Non ci credo. Palla in avanti verso il compagno. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. È una buona occasione per trovare spazio. La gioca in profondità. Passa il pallone, però male. Prova a superare la difesa con un filtrante. Sceglie di andare per vie verticali. Xavi ha preferito andare sul sicuro. Ah, non ci credo, a quel colpo di testa l'avevo vista super dentro, no? Dentro, dentrissimo. Vieira. Vabbè, non ci pensiamo più. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Occhio, parata strepitosa di Sommer. E qui ho rischiato io. Tocco morbido. Cambia idea e torna indietro. Dai, non arriva. Una serie di passaggi corti e precisi. Vai, vai, Teo, vai, Teo, vai, Teo. Si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Se ne va. Un passaggio da brivido. No! Maradona, che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Una bella giocata nello spazio. Maicon, errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pallone lungo, in verticale. Qui può partire il contropiede.
Joao Felix. Cerca il movimento di sua in profondità. No. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Una bella giocata nello spazio. Riceve bene Cantona. Ecco il tiro. Porca vacca. Porca vacca. Invito a segnare troppo Ghiotto e lui lo ha accettato. Lo hanno lasciato troppo male di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Il Napoli mette a segno il primo gol della gara. 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Pericolo. Vieira prevale, recupera palla. Cruyff. Pallone interessante, in verticale. L'appoggia sulla fascia. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Xavi. Cruyff. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa può provare. Ce l'hanno fatta. Un 1-2 veramente da KO. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che voglia di segnare. Non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria e ha trovato uno spazio disperato per calciare a rete. Si coordina per il tiro. Ma dai. Conclusione velenosa. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. C'è il colpo di testa. Ha potuto concludere da posizione ideale. Non è stato per niente lucido qui. Chissà cosa gli passa ora per la testa. E niente, che gli deve passare la testa. Il segno. Xavi. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Prova a darla profonda nello spazio. Vince il duello, la fa sua. Prova a superare la difesa con un filtrante. Può andare. Dai, oh, niente, non passa niente. Male, 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 male. 45 minuti di calcio. Cantona per il momento. Il punto di Luca Marchegiani. Ha fatto un male. Di due reti ed è preoccupante che il secondo gol sia arrivato subito dopo il primo. Devono approfittare della pausa per rifiatare e riorganizzarsi. Sostituzione per l'Italia, numero 17, numero 13. Il secondo tempo Xavi è cominciato. Numero 18. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. Numero 15. La conclusione è non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Allarga il gioco a destra. C'è Messi. Lo sposta di peso e gliela porta via. Hernandez. Provano a partire in velocità. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Xavi. Davis. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Xavi, non si passa. Che classe, ottimo salvataggio. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia.
e passa, cerca il tiro, palla dentro, altra chance, non si passa. Io non parlo, ragazzi. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Avversari bloccati a uno. Spazza via senza fronzoli. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987 spettatori. Non si fa sorprendere. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Passa il pallone, però male. Pallone interessante, in verticale. Prova a superare la difesa con un filtrante. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Mbappé supera il diretto avversario. Con questo sono tre gli angoli della loro partita, soltanto uno dall'altra parte. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Sceglie di andare per vie verticali. Va alla ricerca di un compagno davanti. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Cioè, stavo per prendere un gol. Questa partita è stregata. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Sono tre per gli avversari. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa forza. Un'altra conclusione. Certo, dai. È certo. Vabbè. Si spegne la no comment, ragazzi. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Il portiere ha tutte le ragioni per lamentarsi con i compagni. Ma troppo spazio concesso. Non possono permettergli di arrivare libero in quella posizione. Ferran Torres. Difende la sua porta con efficacia. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Sì, vabbè. Con questo sono quattro i calci d'angolo battuti da loro finora. Due per i rivali di oggi. C'è tiro! Evviva! Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Prova a darla profonda nello spazio. Mbappé ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cruyff, buona opportunità. Cruyff ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Errore qui, pallone sprecato. Un salvataggio molto efficace. Mamma mia, che pallaccio rischioso. Guardate. Questione di tempo, primo gol per lui con i nuovi colori. E ora è tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. Adesso sono gli avversari a essere sotto pressione, Fabio. Il divario è soltanto di un gol e continueranno a spingere per cercare il pari. Difendere il vantaggio sarà molto complicato. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari.
La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Mbappé! Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed... Calcio di punizione per il Napoli. La difesa non si fa sorprendere, spazza. Che rischio si è preso con questo pallone? Avanza deciso, vede l'inserimento del compagno e passa. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Lo sapevo che non la riprendevo tanto. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti e anche chiamiamoli errori, vabbè. Questa partita 28 punti in meno. Molto male, molto male. Riprendiamoci molto, molto male qui. Però io ci ho messo tutto me stesso. Certo, alla fine si poteva anche pareggiare con un po' più di calma, ma non è semplice. Peccato, perché qui divisione 2 17.000 ci dice poco, cioè, anzi ci dice che comunque forza ragazzi, forza. Belli due mediani così. Facciamo questo trio lì davanti. Vediamo un po' questa cosa qui un attimo. Va bene così. Avversario 4-2-1-3. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in clima partita. Coreografie vibranti, bandiere colorate. Cacca! Mi sembrava fuori gioco. Vabbè, è andata bene, va. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Cacca! Prova a verticalizzare. Gullit usa le sue doti tecniche. Cross di Gullit. Pensa al tiro e ci prova. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è Messi. È una buona occasione per trovare spazio. Può andare. Ha spazio per giocare il gol. Cross verso il centro. Grande occasione ma palo. Incredibile. Palla in avanti verso il compagno. Mbappé. Lobotka. Ci prova con un pallone profondo. Ha
Arnold. Errore qui, pallone sprecato. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Lobotka prova a giocarla in profondità, la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Gullit. Scintille su quel contatto, ma la difesa la meglio. Ferran Torres. E passa! Ferran Torres la mette in mezzo. Ferran Torres. Calcio di punizione per l'Italia. Calcio di punizione già battuto. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone in mezzo. Cross deviato dal difensore. Corner. Primo corner della partita. Immergiamoci in area di rigore. Dai. Partono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Supera il diretto avversario. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Nkunku prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Rice. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente. Occhio al tiro! Segna lui! C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio. Punteggio di 1-0 a referto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Prova a darla profonda, nello spazio. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Pallone interessante, in verticale. Nkunku. Ecco Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. Non perdono tempo a Mbappé. Palla in fondo. Io non ci credo, ragazzi, però, veramente da KO. Non ci credo. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. Sempre lui, ancora una volta doppietta. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Ferran Torres. Fabinho. Kaká. Si avvicina alla porta. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. C'è il tiro! E arriva il gol! Incredibile. Gli avversari possono solo prendergli il numero. Io, ragazzi, non ho parole per queste. Cioè. Non è mai facile imbarcare azioni del genere, ma palla filtrante e conclusione sembravano parte di un meccanismo perfetto. Sono tre i gol siglati oggi e no. Come da tradizione si porterà il pallone a casa. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Il quarto uomo indica tre gol e dai, partita è cassaforte. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Riceve bene Kaká.
Rice prova a superare la difesa con un filtrante. Un'altra azione in copertura. Primo tempo che finisce qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Da una parte bisognerà gestire eventuali cali di tensione e cercare di non concedere troppo spazio agli avversari. Dall'altra servirà quantomeno una reazione d'orgoglio per rimettere in piedi una gara che per la verità sembra già buttata via. Sostituzione per l'Italia, numero 9, Messi, numero 18, numero 21. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Il numero 8. L'Italia ha cambiato qualcosa nel tentativo di raddrizzare questa partita. Il numero 11, Neymar. Una bella giocata nello spazio. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo corta, il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Gioca una palla lunga. Mbappé. Difesa energica e decisa. Passaggio intercettato. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Sembrano esserci i cambi nella formazione. No. Quello che si appresta a tornare sul terreno di gioco sarà una squadra diversa. Immagino sia un cambio di natura tecnica. Giusto approfittare dell'intervallo. Ora bisogna solo vedere se sortisce l'effetto desiderato. Rice. Mbappé. La toglie dalla porta. Kakà. Opportunità di ripartire. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. La gioca in profondità. Ecco Mbappé. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Mbappé intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Costruiscono la manovra con sicurezza. L'affluenza di quest'oggi è di 72.000. Riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Provano a partire in velocità. Pallone interessante, in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Conclusione. Ha segnato. Raggiunge la doppia cifra di reti messe a segno. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Non ha avuto nemmeno un attimo di esitazione, come se avesse già pianificato tutto in anticipo. L'Italia accorcia lo svantaggio, che adesso è di due reti. No! Può provare! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Passa il pallone, però male. Cerca il movimento che sono in profondità. Se ne va. Un recupero provvidenziale. La mette in avanti. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Palla intercettata. Kakà. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Bastoni. Vince il duello e la fa sua. Ci prova con un pallone profondo. Intercetta il passaggio, pericolo. Cerca l'uomo là davanti. Kakà a sinistra con il passaggio. Kakà. E non servono parole per fargli capire che non si passa. Kakà ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Il pallone per Neymar. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Kakà. Prova a darla profonda nello spazio.
Kakà. Ecco Mbappé. Va alla ricerca di un compagno davanti. Kakà. Può liberare il tiro. Si fa, prova la conclusione. Traversa. Ma va, ma dai, vabbè. Potrebbe anche essere il gol della sicurezza. No. Al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Quarto gol. Ha fatto poker. Tre gol di vantaggio e risultato in tasca. Prova a superare la difesa con un filtrante. Kakà. Lobotka. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Pericolo in area. Mbappé! E il portiere dice di no. Ecco un'occasione di contropiede. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Evita rischi inutili e la passa dietro. E l'arbitro chiude qui la partita. Che nervoso, ragazzi. Certo, l'allenatore non, vabbè, può essere soddisfatto di questa partita. Ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati... ...27 punti, 1622. Male, 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 male. Tre sconfitte consecutive. Male, 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 male. Serve come il pane una vittoria. Ieri sera, io niente da dire, sconfitta strameritata. Queste due di oggi, ma vabbè, bisogna accettare il risultato. Divisione 2 sta sopra di me. Vediamo come va. Iniziamo così e poi vediamo. Anzi, João Félix. Mm, 3053. Mm-mm.
Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica e non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. La partita è già cominciata. Italia e Bayern di Monaco. Bellingham. Ottimo dribbling. Ha spazio sulla fascia. Beccato in offside da guardaline. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Bellingham sceglie di andare per vie verticali. Inutile dire che questa squadra si aggrappa alla classe di Neymar per quanto riguarda la fase d'attacco. Per forza Luca, con Neymar in campo. Splendida reazione del portiere! E c'è il gol del Bayern di Monaco. Primo gol per il Bayern di Monaco. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. E la partita inizia alla grande, subito gol. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Cioè, avete visto sulla pallone? Cerca il movimento del centro, prova il tiro! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Che passaggio! Peccato che non siano riusciti a concludere l'azione in maniera migliore. Fabinho. Avanzano con una intricata rete di passaggi. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Ci prova con un pallone profondo. Dai, perché? Joe Felix. Prova a lanciare il compagno. Bellingham. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Il pallone per Neymar. Interviene distinto e recupera palla. Vinicius Junior si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bellingham prova a superare la difesa con un filtrante. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Pallone interessante in verticale, passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. La difesa si fa trovare pronta. È una buona occasione per trovare spazio. Errore qui, pallone sprecato. Una bella giocata nello spazio. La riprendo immediatamente. Alex Grimaldo. Un possesso di palla serafico fatto di passaggi corti. Recupera palla con un ottimo intervento. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Bellingham, oggi è andato a segno. Difesa energica e decisa. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Pavard. Cerca cross. Interviene di esperienza. Joe Felix. Vede lo scatto e cerca la profondità. Osimhen.
Osimhen. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Ci sarà un altro corner. Ma che cazzo. Per il secondo calcio d'angolo. Ancora nessuno per i rivali. Sceglie di battere corto. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Vinicius Junior. Ottima progressione, palla al piede. Prova a darla profonda nello spazio. Cerca un varco con un pallone lungo. Joe Felix. E da palla dopo qualche sportellata. La palla viene rigiocata verso l'interno. Prova a imbeccare. Ecco il tiro. Trovano la rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. Sostituzione per l'Italia. Numero 20. Numero 18. Il secondo tempo è cominciato. Lasciano il campo per il Devono assolutamente 7. Cercare di segnare un gol nei primi minuti Messi. Per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Messi! La mette in rete! E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. E passa! Fa sportellate con il suo marcatore. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Bellingham. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Tentativo di allungare il gioco. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Fabinho. La di quest'oggi è di 71. Prova a dare la profonda nello spazio. Se ne va. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Pallone nello spazio. Vinicius Junior supera il diretto avversario. Dimostra una calma olimpica nel suo intervento. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. È inevitabile che andasse così, era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Pavard.
Sono il costante inseguimento della palla, non è un buon segno questo. La palla non è passata, poteva essere... Prova a tirare! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un inserimento pregevole, fatto con i tempi giusti. È mancato solo il gol. Non l'ho provato mai, proviamolo. Sostituzione per l'Italia, numero 15. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Numero 21, attenzione, un cambio. Passa il pallone, però male. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Ma questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Ci prova con un pallone profondo. C'è Messi? Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone interessante, in verticale. Se ne va, ha spazio davanti a sé. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Messi si spinge in avanti sulla destra. Non penso avesse esattamente questa giocata in mente, Fabio. No. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Fabinho cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Una bella giocata nello spazio. Bella azione sulla corsia di sinistra. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Ecco Mbappé. È libero e può calciare da lì. E va a colpire di testa. Certo. A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Il Bayern di Monaco riconquista subito la sfera. Messi. Il quarto uomo. Appena due i minuti di recupero concessi. Foden sceglie di andare per vie verticali. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Alex Grimaldo. L'arbitro ha già guardato l'orologio. Vabbè ragazzi, è andata malissimo. Tre sconfitte. L'organizzazione oggi escono delusi dal campo. E niente, io ve le mostro lo stesso, vi mostro tutto e vediamo se ce la facciamo comunque. Ciao.